E anche grazie a tutti voi che avete accettato questo incontro. E oltre ai nomi natalizi che volevo scambiarci, mi permetto di manifestare la profonda stima mia e della Chiesa per il ruolo importantissimo che svolgete nella società a servizio del bene comune, quello delle nostre comunità. L'augurio è che possiate compierlo, questo vostro compito, in un'effettiva collaborazione, sia pure in quella dialettica politica che contraddistingue il vostro campo. So bene però che non mancano difficoltà e problemi, che non sono sempre facili, per questo mi accompagno con Maria. La Chiesa ci insegna da sempre a pregare e a far pregare per voi. Fin dai primissimi tempi facevo pregare anche per i governanti che perseguitavano la Chiesa. Non è questo caso, evidentemente, ma è per dire che da sempre la Chiesa ha pregato, non c'era nessuna allusione ai tempi recenti, almeno per noi i tempi recenti, qui da noi, in questi tempi recenti non c'è. E quindi questa stima che mi pare molto importante che ci scambiamo, perché è sempre nella reciproca stima che si può costruire qualcosa di più. Però permettetemi anche in questa occasione di calare questa stima dentro alcune preoccupazioni che sono comuni a tutti noi. Interrogandomi io stesso che cosa ha da dire il Natale a queste preoccupazioni, perché giustamente Fernando diceva qualcosa positivo e più volte voi mi avete sentito dire che non possono anche stare delle lamentazioni, perché sembra che ci sia soltanto da lamentarsi ovunque e niente di più, cosa che assolutamente non condivido. Però certo ci sono anche preoccupazioni che ci uniscono, e una di queste è la prima che colpisce gran parte del nostro territorio, almeno all'interno, è la preoccupazione per le conseguenze di quel devastante terremoto che stiamo ancora subendo, nelle conseguenze che con una certa fatica e con una certa lentezza vengono affrontate. Vorremmo che, sia pure nel rispetto pieno della legalità, si accelerassero e si snellissero le procedure. Credo che sia una preoccupazione che abbiamo tutti. Noi, preoccupazione mia, è che non sono ancora riuscito ad aprire nessuna delle chiese della nostra diocesi, nonostante i progetti siano stati presentati, nonostante siano stati finanziati dall'ordinanza 23 e dall'ordinanza 32, e non siamo ancora riusciti ad avere la possibilità di aprire anche Natale, quindi parecchie delle nostre comunità che Natale celebrerà il Natale in situazioni di fortuna, in qualche sacrestia, in qualche luogo messo a disposizione da una parte una banca, dall'altra parte. E certo che queste tempo non ha solo un costo dal punto di vista umano, ma anche un costo economico notevole, quindi è una preoccupazione che... E è una preoccupazione soprattutto perché io guardo con, così, con interrogativi il progressivo disgregarsi, sia pure non ancora eccessivo, ma il progressivo disgregarsi delle comunità dell'interno. Mi capita ormai con una certa frequenza, anche qui senza esagerare, ma di incontrare persone che mi dicono: io lassù non voglio più tornarci, io e la mia famiglia non ce la porto più lassù. E questo è, credo che sia una preoccupazione dal punto di vista mio, stretto mio, dal punto di vista religioso, perché più le comunità, i comuni dell'interno, le comunità dell'interno si spopolano, e mettendo assieme anche con la diminuzione del clero, diventerà difficile garantire un servizio religioso adeguato, vediamo, ma penso che sia anche un problema dal punto di vista sociale, civile e quant'altro, perché un territorio che si spopola non è mai una cosa molto positiva. Un'altra preoccupazione che continua è quella di cui avete testimonianza in questa casa, non a caso ci troviamo qui per questo scambio di auguri. Questa casa è testimone di una povertà crescente all'interno della popolazione, non solo a causa degli immigrati,
cercando di dare risposta per quanto possibile nelle nostre facoltà a tante esigenze che qui vengono presentate. I motivi per cui l'accesso qui sta aumentando, dicevo, oltre al fatto della immigrazione, è il peso a volte della perdita di lavoro in un'età non più giovane e la difficoltà enorme di trovare lavoro per un'età non più giovane. Poi c'è il problema dei giovani, ma quello grazie a cielo non sono quelli che per adesso afferiscono qui, almeno non ci sono in numero per niente affatto significativo. Un altro problema che porta a bussare a questa casa è purtroppo la situazione della famiglia. La situazione della famiglia che ha costi notevoli dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale, nel senso che persone che si sono separate, divorziate, soprattutto uomini, che non hanno più casa e si trovano in difficoltà. Stiamo cercando, dovrebbe aprire, speriamo in tempi abbastanza brevi, a Montebrandone una casa per ospitare, gestita dalla Caritas, per ospitare queste persone, magari anche con i figli si stiano con sé, non solo come ospiti, come ospitalità, ma anche come animazione, come una forma di vita comune da tentare. E così come noi cercheremo come Chiesa di aprire, e questo dovrebbe essere abbastanza in tempi brevi, in una delle immobili di Casa Santa Gemma, d'accordo con la Caritas, tre appartamenti disponibili per tre famiglie che si trovassero in necessità. Li ho visitati ieri la nostra Santa Gemma, praticamente è finito, sono stati portati immobili che sono già ordinati. E poi, dico questo perché la preoccupazione sociale è una di quelle che sono sicuro che attraverso anche le vostre preoccupazioni, dei vostri comuni che ci uniscono, la Chiesa sta facendo un'opera di assistenza e anche per certi aspetti di supplenza, però so benissimo che è una cosa che quello che mi dà a pensare dal mio punto di vista molto è quello che sembra connotare una progressiva diminuzione del senso di solidarietà, con alcune accentuazioni e con alcuni aspetti molto positivi. In questa casa lo sappiamo, funziona esclusivamente sul volontariato e quindi non è che manchi la solidarietà, ce n'è tantissima. Ma mi preoccupa sotto altro aspetto alcune accentuazioni che io ritengo strumentali, che inducono chiusura e che stimolano reazioni irrazionali. Credo che insieme la Chiesa, ma anche voi per il vostro aspetto amministrativo e politico, dobbiamo non diminuire il senso di solidarietà nella nostra popolazione. Se lavoriamo per diminuire il senso di solidarietà, io sono convinto che non ci guadagna nessuno e diminuiamo il tasso di umanità nel nostro popolo. È chiaro che ha bisogno di tutte le mediazioni, però messaggi che portano a non considerare le possibilità di apertura, credo che non si pongono per niente affatto nel clima del Natale, visto che siamo nel clima del Natale, in questo nostro piccolo scambio, mi permetto di condividere con voi alcune cose. Alzando un pochino lo sguardo, c'è un altro aspetto, e lo dico perché mi è capitato personalmente, e vi racconto, andando a Montalto a celebrare per il liceo classico di lassù, c'è andato la messa presso le suore Clarisse, e poi mi sono fermato con i ragazzi a dialogare un pochettino, mi facevano delle domande, e così mi hanno discusso un pochettino, molto bello. Erano presenti tre ragazzi di origine egiziana che mi hanno posto questa domanda: eccellenza, noi siamo nati in Italia, nostro papà, nostra mamma lavora qui, io sono andato all'asilo qui, sono andato alle scuole elementari qui, adesso sono al liceo qui, perché non sono italiano? Questa è la casa mia, non ne ho un'altra. Credo che non sia pure nei confronti
positivamente se non si dà una risposta positiva a queste situazioni. È una questione politica molto grossa, ma io l'ho posta perché mi è stata posta da gente che abita qui nella mia diocesi e incontrando con i suoi interiori compagni. Vi confesso che faccio fatica a capire come si possa dire di no. Altro giorno mi ha detto, adesso se mi ricordo bene, o meno uno o l'altro mi ha detto, ma io sono a sì, è più di Genzano, ma io in Egitto non ci sono mai stato neanche un giorno fino a. Questo per dire perché sono i problemi degli immigrati che abbiamo tra di noi, di quali dobbiamo preoccuparci di avere anche un atteggiamento di giustizia e di accoglienza dal mio punto di vista. Cristiano, religioso, dico che questi sono fratelli esattamente uguali a me, sotto questo aspetto. E se vogliamo evitare reazioni, l'hanno detto in maniera molto delicata, forse perché io presento il vescovo, quindi col vescovo l'hanno detto in maniera molto delicata e non aggressiva, però è chiaro che se non li trattiamo con adeguata accoglienza e riconoscendo quello che è loro, l'integrazione diventa difficile da portare avanti. C'è un ulteriore aspetto che mi pare così dobbiamo mettere commento in questo momento davanti a voi, è quella preoccupazione che credo sia comune anche a voi. Si tratta di ciò che sta avvenendo nella famiglia, nella nostra società. Lo dico non dal punto di vista dei grandi principi teorici, ma dal punto di vista di quello che io vedo capitare anche qui in questa casa. La famiglia disgregata o la progressiva disgregazione della famiglia sta manifestando costi sociali e personali sempre più alti. Dicevo prima, persone che vengono qui, a volte quando vengono qui a pranzare con tantissimo, con qualche volta vengo a pranzo, per incontrare, per venire, eccetera, mi capita di domandare e io sono rimasto solo, non ho più niente, mia moglie se n'è andata, mio marito se n'è andato e sono qui, e i figli, eccetera. Credo che sia dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista un pochettino più vicino a noi, che siano questioni che anche Natale ci richiama, perché la poesia del Natale ricade pesantissimamente su queste persone. No, tutta la poesia della famiglia, del trovarsi insieme, del che bello, del come paura, eccetera. Non soltanto nel giorno del Natale, evidentemente pesa su di loro, ma pesa moltissimo. E credo che questo debba essere l'attenzione di tutti, non è una questione religiosa. È una questione sociale, secondo me, molto, molto, molto seria. Confesso che faccio fatica a comprendere un'azione politica che non vuole affrontare la questione famiglia con serietà. E non intendo soltanto la questione separazione, divorzio, eccetera, la questione famiglia nella sua globalità. Quindi non sto facendo, vuol dire, delle questioni su un aspetto morale, ma su un aspetto più globale del modo nel quale si favorisce la famiglia, la si sostiene strutturalmente e quant'altro, altrimenti abbiamo questioni di questo tipo. Allora, chiudendo, vi ho intrattenuto su alcune questioni che siano, credo che siano di comune preoccupazione, e dicevo già all'inizio, non tanto per fare di nuovo la lamentazione, no? No, voi dite, va bene, sentiamo tante di queste lamentazioni e veniamo anche ce ne aggiunge delle altre. No, perché è certamente una realtà. Ma ve l'ho detto soprattutto per richiamare a me e a voi che in Natale ci dobbiamo celebrare, si ricorda che Dio viene dentro questo mondo, dentro questa realtà, dentro questa problematicità nella quale bene o male, per motivo di questo, per motivo dell'altro, ma di fatto noi ci siamo dentro. Viene dentro il mondo con le sue contraddizioni
che io credo che non siano meno gravi di quelli di 2000 anni fa. Non credo che le contraddizioni che stiamo vivendo oggi siano minori o maggiori di quelli di 2000 anni fa. Però, vedete, pensavo, il Signore viene non con un atteggiamento accusatorio. Nel Natale io non vedo nessun atteggiamento accusatorio. Quanto viene con la volontà di accompagnarci e sostenerci nell'impegno a rendere questo mondo, con le piccole forze che abbiamo, un po' migliore. Perché entrare nel mondo accusando va bene? No. Gesù entra nel mondo dicendo: datemi una mano a renderlo migliore. E mi parla che c'è l'atto positivo, no? Quello che potrebbe dire le domande anche tu all'inizio, no? Perché datemi una mano a rendere questo mondo sempre più una casa di pace, una casa di vera fratellanza, in cui ci sia apprezzamento e incoraggiamento rispetto a tutto quanto di bene possiamo fare. Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo fare del bene. Voi nel vostro campo, noi nel nostro campo. E quindi io credo che il Natale non voglia chiuderci gli occhi sulla realtà, ma voglia incoraggiarci, come fa Gesù, che ci entri di peso dentro il mondo. Se lo subisce anche, ma incoraggiarci a entrare di peso dentro questo, portando dentro queste situazioni un atteggiamento e una costruttività con tutte le difficoltà, ma che può essere fatta, è quello che fa. In fondo il cristiano guarda al mondo con questa prospettiva: renderlo per quanto possibile sempre più una casa in cui tutti ci si possa stare bene, senza escludere qualcuno. E questo è il difficile compito di chi ha dei ruoli di responsabilità. Io cristianamente lo interpreto così: il ruolo di responsabilità è quello di aiutare Dio a rendere questo mondo migliore. Non avremo la possibilità di risolvere tutti i problemi, è un'illusione, nessuno di noi si illude, credo, no? Resteranno sempre. Però riuscire a vedere che quel bene che noi riusciamo a introdurre è da valorizzare al massimo. E io credo che questo sia, nella mia ottica, il grande valore dell'agire politico e amministrativo. L'apprezzamento, per cui la stima da cui sono partito, la rinnovo sotto questo aspetto. Non tanto nella forma di dire che questi problemi non li avete ancora risolti e quindi va bene, è la colpa vostra perché non li avete risolti, ma per dire no, ci sono, ma non tiriamoci indietro dal metterci dentro, dal fare quello che possiamo. Ecco, detto questo, vi auguro, mentre vi accompagno con la mia preghiera, di trovare quella luce che vi sostenga nel vostro impegno, che è sempre più impegnativo, nel vostro ruolo di servizio da avere con voi.